barocca, nel senso barocco, e quindi mi trovo qui, mi trovavo qui per caso, divertendomi avanti da Franca, sono arrivata qui e mi hanno detto, ma aspettiamo l'aprile, e ho detto, beh, non c'è per oggi. Il barocco è innanzitutto la sorellina minore della musica del melodramma italiano, il fratellino minore, quello che si vuole, e quindi il barocco è ancora più interessante se riscoperto nella maniera corretta e se cantato e suonato nella maniera corretta, cioè la maniera in cui lo stiamo facendo Martina Franca. Il fatto che possa essere un maschietto nell'opera, e evidentemente credo di non essere un maschietto nella vita, ma dico credo perché non si sa mai, è un valore aggiunto, è qualcosa che mi fa sperimentare qualcosa in più, qualcosa che mi fa essere mostruosa, come diceva anche il nostro maestro Lavia, con questo del barocco, e mi dà la possibilità di trovare qualcosa altro di me che evidentemente c'è, ma nella vita non viene espresso. E poi, a parte questo, voglio dire, il fatto di essere un maschietto apre altre porte, come dire. Sicuramente porto più barocco nella mia vita, appunto, perché io sono un maschietto, quindi molto spesso nell'opera, diciamo che in 15 anni ho cantato 4 ruoli femminili, quindi se fosse il contrario sarebbe una tragedia. Quindi no, posso portare il barocco nella mia vita perché molte cose che mi vengono insegnate in palcoscenico dai grandi maestri sono esperienze di vita che posso sicuramente utilizzare e fruire nella mia esistenza. Quindi diciamo che è un arricchimento da ogni punto di vista. Il recitativo è sicuramente la parte più interessante dell'opera, a mio avviso, appunto se fatta con passione e con dedizione, perché nel recitativo si sviluppa il sentimento che poi verrà narrato nell'aria. Quindi l'aria, diciamo, è la parte statica del sentimento barocco, e nel recitativo si crea una tensione che deve sfociare necessariamente in quello che racconta l'aria. Quindi diciamo il recitativo è molto interessante perché rappresenta la parte dinamica di una partitura musicale. Chi canta la musica barocca è obbligato necessariamente ad avere una tecnica a posto del canto, ma in più deve comunque aggiungere una serie di affetti, di colori che sono necessari per questa musica per non renderla identica alla musica dell'Ottocento, vale a dire piani, forti, note non vibrate, trilli, appoggiature. Bisogna essere in grado di colorire un brano, un'aria, e di essere quindi estrosi. Quindi non direi che chi, certo, ovviamente avendo un'orchestra nella musica barocca che è decisamente più contenuta a livello proprio numerico per quanto riguarda gli archi e i fiati, si ha la possibilità di utilizzare più colori, questo è vero, però si parte comunque sempre da quello che è la tecnica di canto, che è una, e si dica una volta per tutte. Mi piacerebbe, potrei cantare Angela Parma, perché potrebbe essere un'occasione per far capire ai nostri logionisti verdiani che comunque c'è musica e c'è passione anche in questa musica, soprattutto in questa musica. Ai giovani cantanti direi assolutamente l'approccio al barocco è necessario per capire la storia della musica anche posteriore. È necessario perché forma anche la personalità di un cantante la musica barocca, perché ti aiuta veramente a capire molte cose di te, e a livello anche psicologico sto dicendo, perché hai la possibilità di non mettere in scena un cliché, ma è la possibilità di rendere tuo un personaggio. È quello che è la sfida, e molto spesso per alcuni cantanti il limite, perché ad alcuni non piace rischiare, però per un giovane che vuole comunque iniziare a cantare il rischio è fondamentale, ovviamente partendo da delle basi tecniche consolidate. E quindi ci permette, la musica barocca è un viaggio che va affrontato necessariamente, e poi ci si può anche innamorare, si può restare, si può essere fedeli a questo repertorio, ma non è detto che si possa anche evolvere e fare poi la musica del nostro melodramma. Martina Franca è la capitale del barocco ora in Italia, perché ce lo ha detto il pubblico, ce l'ha detto quello che è successo qualche giorno fa alla prima di Costanza Sesi di Hasse, il coinvolgimento emotivo degli spettatori veramente impressionante, e la situazione magica di questi posti ci fanno, almeno per quanto mi riguarda, credo che sia che siano veramente la culla per cui veramente far crescere, far nascere e coltivare questa musica barocca, che chiaramente è stata, per questo motivo bisogna dire grazie veramente a personaggi come Alberto Triola,
che hanno sicuramente rischiato e hanno messo tantissima passione in questo progetto. Deve diventare perché c'è un interesse e c'è la situazione migliore per poter studiare. Infatti l'Accademia, questi ragazzi giovanissimi sono veramente dotati, talentuosi e in più sono anche volenterosi, hanno voglia di affrontare questo repertorio. E poi perché cantare al Palazzo Ducale è un'esperienza trascendentale, magica e così raccolta che ci fa veramente gustare ogni parola e ogni